beni culturali del Comune di Roma, e la mia presenza qui a Magro ha una valenza che è una valenza in politica culturale forte. Credo voi sappiate tutti quanti, in questa circostanza, poi, quando il Magro praticamente schiera con Luca Massimo Barbero, che è il primo motore immobile aristotelico di quello che si può per dire, schiera cinque mostre, cinque iniziative straordinarie, per le quali poi ognuno di noi, essendo nel contemporaneo, ha la sua propensione. Io ne ho una, ma lo dirò a un certo punto della nostra conversazione. Magro, che voi sapete, ha sulla carta un destino abbastanza chiaro, quello di lasciare come una nave gli ormeggi della sovrintendenza ai beni culturali del Comune di Roma, diventare fondazione e avere una vita autonoma. Questo è nei voti, questo è nella prospettiva, nelle linee culturali e politiche, in questo caso politiche dell'assessorato. Però fin tanto che tutto questo non succede, il Magro è una struttura di prestigio della sovrintendenza ai beni culturali del Comune di Roma, e su questo il sovrintendente, quindi la persona che attualmente copre questo incarico, ha tutto l'interesse e tutto l'entusiasmo, perché questo talvolta mi si rimprovera pure, di da una parte facilitare e agevolare l'andata in fondazione, dall'altra quella di facilitare e agevolare iniziative che Luca Massimo Barbero sta proponendo per dare materialmente lustro e prestigio al Magro, ma alla sovrintendenza e quindi alle iniziative che il Comune di Roma sta facendo verso questo aspetto di sovrintendenza ai beni culturali. Del resto è anche logico che sia così, sarebbe stato riduttivo immaginare questa sovrintendenza legata a colonne, capitelli, foro, eccetera. Dal percorso artistico di una sovrintendenza parte dalla preistoria e arriva al contemporaneo, altrimenti è bene cambiare mestiere, fare in modo che altri si occupino di tutto questo. Il dettaglio, le iniziative, per le iniziative sarà Barbero e i curatori e tutti i curatori a parlarne. Lo si farà in maniera rapida, come la comunicazione vuole, succinta, veloce. La mia presenza qui, e quello che dicevo poc'anzi, è legata soprattutto al fatto di dare forza amministrativa a questa struttura, che è un banco. Non voglio preannunciare nulla, ma con l'assessore Croppi, per quale porto ovviamente i saluti, stiamo immaginando, assieme a Luca Massimo, stiamo immaginando la possibilità di aprire in primavera, quindi di portare a compimento questi lavori che diventano sempre più simili alla fabbrica di San Pietro, e qui torno a fare l'archeologo medievista e non una persona che adesso partecipa a questa contemporaneità. Però se chissà le cose che stiamo facendo in un anno, lo dico alla stampa, lo dico agli amici, voi sapete sono stato preso e messo a capo della sovrintendenza di Roma quasi senza saperlo, nel senso che certamente non me l'aspettavo, e credo sappiate che è stata una nomina fatta per competenza. Io vengo dalla biologia medievale e tutto mi aspettavo perché di prendere questo incarico dopo tanti anni passati, sì, da archeologo in media, quindi nella radio e nella televisione italiana. Però una cosa che sicuramente credo di avere è entusiasmo e passione. Quando ho visto Cesare Zavattini, io francamente, benché appunto archeologo medievista, mi sono illuminato, perché la parte mediatica mi ha portato ad avere frequentazione con Zavattini. Io ricordo una puntata epica del 3131, chiamate Roma 3131, Radio 2, per esempio era il secondo canale della radio, in cui Cesare
sottolineò una parola del conduttore, che credo fosse Corrado Guerzoni, se non ricordo male, con una interiezione, oggi abbiamo i telefonini, con una interiezione, basta silenziarvi, con una interiezione che fece scalpore, si conquistò le prime pagine di tutti i giornali. Era un'affermazione a doppia Z, non mi fate essere più specifici. Si conquistò le prime pagine di tutti i giornali e oggi io, facendo radio e televisione, mi chiedo cosa direbbe Zavattini di fronte alla radio e alla televisione attuale. Che è un florilegio di tutto questo, che è una, dicendo che così è libertà. Ricordo anche poi invece altre consuetudini molto più private, sempre comunque legate ai media. Io devo molto ai media della mia generazione, questi di oggi un po' meno. E ricordo poi Marco Zavattini, il figlio, che è uomo di media, con il quale ho condiviso tante realizzazioni radio televisive. Quindi questa era una piccolissima chiosa in margine e non indica la volontà del sovrintendente di fare una scelta, indica semplicemente un ricordo personale del sovrintendente legato a una delle iniziative che invece Luca Massimo Barbero presenterà. E vi ringrazio della vostra presenza. Grazie.